La sindrome di Kawasaki è sempre stata un piccolo mistero e quella segnalata a Bergamo in Gran Bretagna è una forma atipica che potremmo definire Covid Kawasaki. Il collegamento tra Covid-19 e questa sindrome sicuramente è interessante e corretto. Già dopo l'epidemia di SARS, difatti, i coronavirus erano stati ipotizzati come possibili agenti trigger. Insomma, il SARS-CoV-2 potrebbe anche aiutarci a capire qualcosa in più della Kawasaki, perché se un nuovo virus può innescarla vuol dire che non è sempre lo stesso agente a causarla. A parlarne è Ernesto Burgio, pediatra, membro dell'ISERI, del gruppo specialisti per la Covid-19 nella SIPS. Che normalmente la Kawasaki tipica colpisce i bambini intorno a un anno e mezzo, due anni, sotto i due anni, di solito i bambini più colpiti sono quelli intorno all'anno. È difficile che ci siano forme di bambini più grandi o addirittura adolescenti adulti. In questo caso invece sono stati segnalati già casi negli adolescenti, per esempio, proprio per far capire che c'è una leggera differenza. È una Kawasaki-like questa, è una sindrome di Kawasaki atipica legata al nuovo virus che può colpire anche bambini e ragazzi più adulti. Chiaramente questo fatto, cioè che il virus dia una particolare forma di Kawasaki, è attualmente un'incognita. In questo lungo periodo di quarantena sono emerse problematiche di tipo emotivo e comportamentale nei bambini. Alcuni hanno presentato dei fenomeni di regressione e sono tornati indietro rispetto a delle capacità acquisite nei tempi fisiologici normali. Lo dichiara Teresa Mazzone, presidente SISPE, che su Rai 2, al programma Diario di Casa, evidenzia alcuni problemi. Bambini che non portavano più il pannolino hanno ricominciato a fare la pipì, a farsi la pipì addosso, o bambini che dormivano da soli nel proprio lettino hanno cominciato ad avere paura e chiedere la presenza dei genitori o addirittura la richiesta impellente di dormire proprio nel lettone insieme ai genitori. Questo dovuto ovviamente all'ansia, alla paura che loro percepiscono. Sì, uno stato emotivo ansioso che ha colpito i bambini piccoli, ma devo dire anche quelli più grandicelli. La Covid-19 ha messo in evidenza che una serie di patologie croniche che si sviluppano con il progredire dell'età, diabete, obesità, sindrome metabolica o ipertensione, possono essere prevenute con l'adozione di adeguati stili di vita fin dai primi periodi della nostra esistenza. Parla chiaro Rino Agostiniani, il vicepresidente SIP. Credo quindi che questo potrebbe essere un momento ideale per ribadire l'importanza di una corretta alimentazione, dell'attività fisica, del rispetto per l'ambiente, delle buone relazioni sociali, perché si tratta di situazioni che sono dei determinanti di salute importantissime su quella che sarà non solo la durata, ma soprattutto la qualità della vita futura. I bambini che indossano la mascherina potranno abbracciare i nonni? Continuiamo a mantenere sempre il famoso distanziamento sociale ed evitiamo i baci e gli abbracci, perché la Covid-19 si trasmette aria a aria e la mascherina dà una protezione a circa l'80-90% dei soggetti. La risposta di Giuseppe Di Mauro, presidente SIPS, fuga ogni dubbio. È meglio tutelare i nonni con il famoso metro di distanza. Purtroppo è un virus che conosciamo ancora troppo poco e non tanto per i bambini fortunatamente, ma per le persone anziane. Quindi se mi fa la domanda per i nonni, è alto rischio che se trasmettono questo virus, ed è un nonno e anche per qualche patologia è un po' pericoloso, quindi il rischio è alto. Pazientiamo un altro poco, cerchiamo di capire un altro poco di questo benedetto virus che sicuramente vinceremo. C'è una situazione grave determinata dall'ansia dei genitori per tutelare i figli dal contagio da coronavirus che sta creando molti problemi. Lo dichiara Federico Bianchi di Castelbianco, direttore IDO, in merito all'aumento di intossicazioni da disinfettanti in adulti e bambini, comunicato dal centro antiveleni dell'ospedale Niguarda di Milano. I genitori, per cercare di affrontare e risolvere il problema del coronavirus, costringono i bambini a delle situazioni di igienizzanti che hanno portato l'aumento in percentuale di genitori che portano i bambini al centro antiveleni del 135%, specialmente 0-5 anni. Accade che
Alcune cose segnalate, c'è cioè l'adulto che per il bambino o per se stesso immerge la mascherina nel gel o in qualunque altra sostanza, poi la indossa respirandoci tutto ciò che è messo sulla mascherina, i bambini che vengono quasi fatti la doccia con questo gel, ci sono lavar le mani è diventato, abbiamo delle mani ustionate, mani veramente dolenti. Io invito i genitori a seguire i consigli dei pediatri e se vi sono difficoltà a sentire i centri antiveleni degli ospedali per poter dare delle risposte concrete e non fate da voi quello che si raccomandano, non è dice se è avvelenato gli do il latte, se è questo gli do quest'altro, no, dovete fare, innanzitutto dovete smetterla di esagerare e se dovesse accadere sentire il centro antiveleni perché vi dà le indicazioni giuste per uscire dal problema che stupidamente è stato creato e che mi auguro non torni più. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Lontani ma vicini. 30 psicologi in ascolto è una rete di professionisti sempre presenti per accogliere e sostenere le fragilità evolutive. Uno spazio di ascolto è un'occasione per smettere di sentirsi soli anche nelle difficoltà. Lontani ma vicini è una squadra pronta ad accogliere e sostenere. Un altro modo di stare con voi. Continuare ad esserci. Rimanere connessi. Essere in contatto. Per gestire le difficoltà di questo momento. Leggerezza. Un turbinio di emozioni. E continuare ad essere una squadra per aiutare chi ne ha più bisogno. Creare comunità con un click. E per fornire un supporto concreto. Lontani ma vicini è quel porto sicuro quando fuori c'è la tempesta. Rispondere prontamente al bisogno di ascolto. Mantenere un contatto emotivo. Guardare lo stesso cielo da angolature differenti, ma riuscire ad avere comunque una visione d'insieme. Una rete solidale sempre accessibile. Non è terapia. È terapeutico. È un luogo per condividere le emozioni e affrontare insieme questa sfida. Lontani ma vicini, 30 psicologi in ascolto è una rete sicura che ci tiene in contatto con le scuole, con i ragazzi e con le loro famiglie. Calore e colore, nonostante la distanza. È un contenitore dove sentirsi meno soli. Una relazione senza confini che viaggia attraverso l'Italia. Lontani ma vicini siamo noi.